sono giorni importanti, si sta pensando come allestire il personale, perché adesso è importante anche chi somministrerà questo vaccino e dove soprattutto. Guardi, per quanto riguarda, diciamo, quella che chiamiamo noi la fase 2, ossia dire la vaccinazione di massa al di fuori, diciamo, degli operatori sanitari che stiamo facendo attualmente, stiamo aspettando alcune indicazioni da parte, diciamo, della regione e nello stesso tempo stiamo immaginando quali possono essere i possibili scenari. Chiaramente bisognerebbe trovare spazi adeguati, personale supplementare e le ipotesi poi sono due: farle su appuntamento e quindi su chiamata, oppure farla a libero accesso. È evidente che ambedue le soluzioni presentano pro e contro e dovremo organizzarci in tal senso, no? Aspettiamo qualche indicazione e dopodiché ci organizzeremo velocemente trovando gli spazi idonei, perché chiaramente ci vorranno dai parcheggi ampi a ampi spazi per l'attesa, per, soprattutto per l'attesa post-vaccinale, e quindi diversi ambulatori in linea che vaccinano per ogni punto vaccinale. Ecco, l'ASL ha già idea, ha già individuato quella... Alcune idee ce l'abbiamo già, però diciamo è prematuro parlarne, perché insomma dovremo verificare l'effettiva possibilità di concretizzare le soluzioni. Quindi proprio in questi giorni immagino che troveremo le ipotesi e le soluzioni possibili. C'è la possibilità, anche il rischio, ecco, perché visto che serve la manodopera, anche che giovani medici e medici che siano a servizio dell'ospedale vengano impiegati per questo e poi magari rimane sguarnito un reparto, l'ospedale? Ma sicuramente si cercherà di salvaguardare l'attività ospedaliera, che comunque risulta importante, non solo indispensabile, perché non si possono sguarnire gli ospedali. Probabilmente ci sarà anche la possibilità di impiegare, che so, i neo iscritti alle scuole di specializzazione o ai corsi di medicina di base e magari farli collaborare all'attività vaccinale. Questa però è un'indicazione che deve arrivare dal governo. Ecco, invece l'Ordine dei Medici vi ha dato disponibilità per quanto riguarda i pensionati, perché poi ci... Assolutamente sì, e stanno cercando di raccogliere delle adesioni, quindi già ce ne sono alcune, per cui insomma in campo ci sono delle varie ipotesi e delle soluzioni possibili.